Pronto? Ah, ecco. Benissimo, benvenuti. Lo posso prendere su perché qui. Vabbè. Benvenuti, grazie. Grazie di esserci. Sono molto lieta che questo incontro, tra l'altro, si svolga qui in Accademia. Accademia che sapete essere molto nei miei pensieri e di tutta l'amministrazione, naturalmente, e che seguo con grande attenzione. E ringrazio Paolo Belardi di avere organizzato con il professor Riccardo Serraglio, quindi sì, avevo giusto, di avere organizzato questo incontro sulla Perugia, la città del 400 e i suoi landmarks. Questa è una delle conferenze che sono all'interno del ciclo che si svolge in preparazione di un evento storico di rievocazione storica che avrà luogo l'11 e 12 giugno, lo sapete tutti, però parlo un po' al professore, e che vede una serie di incontri a vario livello divulgativi e che proseguirà perché poi a settembre riprenderanno e dureranno tutto l'anno, l'anno prossimo e così via. E quindi diciamo che il nostro programma si sta arricchendo anche a proseguire oltre l'estate e vede i vari aspetti che possono essere legati a un ripensamento, a una rivisitazione della nostra città, della sua storia, delle evoluzioni che ci sono state in molti campi, dall'architettura alla gastronomia, che dire, dalla storia alla storia dell'arte, e tutto quanto può essere utile per dare ai nostri giovani uno spunto diverso magari rispetto a quello che hanno o non hanno avuto, e a noi con qualche anno di più una forza e una soddisfazione di poter trasmettere anche laddove possibile appunto la nostra conoscenza o addirittura molto spesso di approfondirla verso temi che comunque riguardano la nostra identità, identità intesa non come un personaggio della rievocazione oppure un preciso momento, ma identità, il modo di sentire la città, di sentire la città e il suo circondario, quello che un tempo si chiamava il contado, oggi lo chiamiamo il nostro territorio comunale. E devo dire che le cose più belle che sento dire su questa nostra idea, questo progetto, questa manifestazione che verrà, è quella della soddisfazione, della sorpresa anche di veder dialogare queste due realtà, l'acropoli con il territorio fuori. Forse la prima volta che questo accade ed è molto bello perché tutti dobbiamo sentirci perugini, tutti appartenenti alla città. Quest'oggi noi celebriamo anche un altro connubio, che è questo di due università che insieme ci parleranno. Quindi ringrazio, ricordo a tutti quanti che questi incontri, ripeto, proseguiranno ancora. L'associazione Perugia 1416 è l'associazione che è stata costituita, in cui anche l'Accademia di Belle Arti, oltre che l'Università degli Studi di Perugia, sono soci fondatori insieme ad altre istituzioni ed anche a dei privati, e che l'associazione è nata proprio con lo scopo di gestire nel modo di aiutare alla comprensione di quanto ho detto prima. Piccolo spot, l'associazione ha aperto le iscrizioni sono importanti perché essere socio di Perugia 1416 vuol dire sostenere questa iniziativa e sostenere quest'opera di divulgazione e di approfondimento che a tutti noi deve essere cara. Grazie. Paolo, ti passo la parola, ma ringrazio di nuovo il professor Serraglio. Grazie. Grazie Assessore. Allora, noi siamo talmente trafelati che direi ci mettiamo. Allora, buonasera a tutti. Questa sera, per una sorta di gioco, io sono qui sotto due vesti. La prima come Accademia di Belle Arti, perché ospitiamo, però in realtà sono qui come docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Studi di Perugia perché, come sa Marco Nicoletti, quando ci siamo visti,
Abbiamo cercato di organizzare delle iniziative, ce ne sarà un'altra tenuta dal professor Manciola di conferenze sulla Perugia del 400, non siamo riusciti a organizzare quella di Filippo Ubertini sul campanile di San Pietro, ma verrà fatta probabilmente esatto in autunno sicuramente, quindi il nostro contributo l'abbiamo dato. E Riccardo Serraio poi lo presenterò in dettaglio, io chiarisco subito che l'invito è erroneamente è stato diciamo interpretata la nostra organizzazione, perché io in realtà sono qui solo come bravo presentatore, bravo speriamo, perché in realtà la conferenza sarà tenuta dall'amico e collega professor Riccardo Serraio, che mi riporta indietro negli anni, perché io per ben 4 anni ho insegnato nella allora facoltà di architettura della seconda università di studi di Napoli, ci siamo incrociati e fra l'altro i nostri settori disciplinari sono vicini, il mio il 17 e non poteva essere un altro numero chiaramente, il suo il 18 ed è storia dell'architettura. Dico questo in maniera precisa perché i settori scientifico-disciplinari hanno un significato e le competenze di uno storico dell'architettura sono molto importanti. Sono molto importanti anche in prospettiva perché questa città ne ha bisogno. Ne ha bisogno nella misura in cui ci sono dei vuoti importanti. Troppo spesso si è continuato a scrivere le cose che già alcuni avevano scritto, è venuto il momento di lavorare non solo con i documenti si lavora, ma anche mettendo le mani sulla materia, sulle cose. Questa cosa la possono fare un pochino i rilevatori, il mio settore disciplinare è quello del rilievo dell'architettura, ma molto gli storici dell'architettura, perché hanno le competenze necessarie, proprio scientifiche. Questo è molto importante. Poi velocemente presenterò anche Riccardo. Io vorrei soltanto introdurre l'argomento con... Di fatto Riccardo ci farà una panoramica, inquadrerà il caso di Perugia come, se non ho capito male, come città albertiana. Anche. Ora invece questa cosa sta a cuore a me, perché io sono un grande tifoso di Leon Battista Alberti, sono uno studioso di Alberti dal punto di vista proprio del disegno pensiero. E non a caso abbiamo messo questa prima immagine che ci lega a Bonfigli, perché negli stessi anni in cui Benedetto Bonfigli dipinge queste cose che tutti conosciamo, Leon Battista Alberti conia una medaglia, in realtà la conia Matteo De Pasti, però il pensiero, il concept è di Leon Battista Alberti ed è una cosa, io spesso la faccio vedere ai miei studenti, qui sono presenti studenti che poi sono anche i miei, ma non smetto mai di farla vedere perché secondo me è uno dei punti di svolta della storia dell'umanità, perché Don Battista Alberti con questa medaglia, questo disegno, quest'occhio alato, apre le porte della modernità, perché ci ricorda che le cose vanno prima di tutto osservate, che il primo modo di misurare è la cultura, è la coscienza e noi dobbiamo guardare le cose, questo sapete meglio di me che è il principio, questo poi porterà a Galileo Galilei, a tanti altri passaggi fondamentali, guardare le cose, studiare le cose per come esse sono e si presentano. Perché voglio partire da Alberti? Perché Alberti per 2 volte passa da Perugia, sicuramente, nel 1437, mi sembra, il 1459 più o meno. Questi sono dati che le fonti d'archivio ci dicono, lui c'è stato. Ma Alberti è molto legato a questa città, probabilmente è stato molto più legato di quello che si pensi. Ecco perché io credo che la qualità principale di Perugia 1416, e lo dico da studioso per quello che sono, al di là delle revocazioni e tutto quanto, è dire che è venuto il momento che noi studiamo seriamente questo periodo storico. Cioè da qui noi abbiamo iniziato, perché abbiamo cominciato, io che sono Groman, il professor Groman dice sempre che le cose dell'Ottocento e Novecento piacciono solo a Belardi, io sono convinto che piano piano piaceranno a tante persone, perché le cose sono sempre belle. Quelle del 400 piacciono a tutti, ma non le conosciamo, e l'occhio vede quello che la mente conosce, è bene che le conosciamo. E allora mi piace ricordare che Alberti ha un legame talmente forte con Perugia che quando scrive, siamo sempre in quegli anni lì, 1450-1460, poi il De Re Edificatori venne stampato nel 1485, stampato si fa per dire, pubblicato, lui cita 3 volte la nostra città, Perugia. E guardate, non è un dato da poco, innanzitutto vuol dire da quello che vedremo e che leggete che la conosceva bene, perché addirittura è a conoscenza, la prima che vedete, della frana del fosso di Santa Margherita, Monte Lucino, insomma, lui conosceva molto bene Perugia, la cita 3 volte, nella seconda citazione fa la famosissima osservazione della pianta di Perugia che è come
una mano con le dita che si propendono verso il territorio e la terza invece è una rievocazione di strategia militare, perché Alberti è uno di quelli che coniuga l'architettura militare con la forma e la funzione, diciamo. Cita tre volte Perugia. Pensate che lui nel De Re Edificatoria cita una sola volta Rimini, eppure lui in quegli anni a Rimini insomma, frequentava abbastanza, e non cita mai Mantova. Curioso. Tre volte Perugia, cioè è uno dei luoghi più citati da Alberti. Io non so che cosa questo voglia dire, né credo ovviamente che Riccardo questa sera può darci una risposta, però significa che dobbiamo cercare, perché forse c'è qualcosa di più. Io ho dei pensieri miei da rilevatore detective, ho delle cose che però non dirò mai neanche sotto tortura perché sarebbe avventato, ma vedete, io vedo, e lo dico da con serenità, con tranquillità, con affetto per la nostra città e per la nostra università, io vedo che come noi, con Sonia Merli e con Manuel, tante cose abbiamo fatto con Sonia, tante altre ne stiamo facendo, vedo che come noi andiamo a fondo di una cosa, facciamo una scoperta, tant'è che sono tutti convinti che noi vogliamo metterci in evidenza e fare degli scoop, e non è colpa nostra se nessuno si è accorto di tante cose, se pochi, le cose stanno lì, diceva Andy Warhol che, visto che siamo in ambito artistico, che le idee sono nell'aria, ecco, la storia è lì, è nella città, è nelle sue pietre, dobbiamo guardarla dal punto di vista materiale, proprio come fatto fenomenico, perché questo è un punto di vista che questa città finora non ha mai avuto, certo suffragandolo con la sapienza documentaria, ma anche andando a cercare i documenti in modo mirato in base a quello che vediamo. Io credo che questo potrebbe essere importante. Chiudo questa prima parte, poi presento Riccardo, non ci sarebbe bisogno a Napoli, qui magari sei un pochino meno noto. Però per esempio io ho messo insieme dei nomi, Leon Battista Alberti, Alberto Alberti, Aristotele Fioravante degli Alberti, Fioravante Fioravanti, braccio da montone. Nel senso che per esempio Aristotele Fioravante degli Alberti è un ingegnere sistomastro di casa del 400, un genio, uno che raddrizza torri in giro per l'Italia, viene a Perugia, fa cose straordinarie. Noi non lo sappiamo, ma non è che non lo sappiamo, perché è che proprio non l'abbiamo studiato. Ci siamo concentrati su altre cose. E poi vi invito a pensare, una cosa molto romantica che ho fatto, mi sono concentrato, nel 1459 Leon Battista Alberti passa dalle parti della porta, San Pietro, no? Da quella zona lì, per accompagnare Pio II alla dieta di Mantova. Nel 1460 Piero da Francesca ragiona sul polittico di Sant'Antonio. Nel 1461 Benedetto Bonfigli comincia a pittare le storie di Sant'Ercolano. In quegli stessi anni, cosa poco nota ma secondo me molto importante, Federico da Montefeltro è provato, viene spesso a Perugia per incontrare Giannantonio Campano, che ha la cattedra di eloquenza. Pochi anni dopo Luca Pacioli nel 1477 assume la cattedra di aritmetica, poi la lascia a Vazzara e ritorna poi nell'86 a Perugia. Insomma, tutte queste persone qualcosa hanno fatto, hanno lasciato, però le cose stanno lì, noi finora le abbiamo studiate troppo poco. Riccardo Serraio fa parte della scuola del mio anche preside, ne sono orgoglioso, professor Alfonso Gambardella, grande storico dell'architettura, oramai penso che si avvia... Agli 85. È veramente un personaggio straordinario. Ha fondato una facoltà, ora dipartimento, la Facoltà d'Architettura della Seconda Università di Napoli. Riccardo lavora insieme a, per esempio, grandi compositori. Lascio perdere gli storici perché sono i suoi colleghi, ma per esempio c'è Cherubino Gambardella, a questo punto anche Luca Molinari, per certi versi, che ha inaugurato il nostro anno accademico, ed Efisio Pizzalis. Lui insegna... In questo momento, che poi ci fanno insegnare tutto, essendo un grande conoscitore della storia, in questo momento insegna storia dell'architettura e del design e storia dell'interior design. Parole che però mi stanno a cuore in questi giorni, in quanto, seppur criticatissimo, ho contribuito a lanciare l'idea di un corso di laurea magistrale congiunto, Accademia-Università, quindi un più due, in interior design, exhibit design, che sarebbe la cosa piuttosto forte. Però lui insegna anche, e qui veniamo al punto, storia dell'architettura 2 nel corso di laurea magistrale in ingegneria edile e architettura nel nostro Ateneo. Ha scritto cose importanti, non l'elenco, è dottore di ricerca in storia e conservazione dei beni architettonici. E poi due cose, in un print del 2003,
sempre ovviamente gestito, coordinato da Alfonso Gambardella, da Don Alfonso Gambardella, si è occupato dell'architettura del classicismo tra 400 e 500, che c'entra parecchio con quello che vediamo, e fra le sue pubblicazioni ce n'è una, non so se è già pubblicata a questo punto, se è tuttora in corso di pubblicazione, l'Edificandi Razione, Architectura Dicitur, considerazioni sulla diffusione, ma colpito per questo, della cultura albertiana nel regno aragonese. Mi sembra che c'entri parecchio, potremmo parlarne, io gli cedo senz'altro la parola e fra l'altro per motivi che sappiamo noi lo ringrazio e credo che tutti quanti dobbiamo ringraziarlo per aver mantenuto l'impegno, perché diciamo non era facile. Grazie Riccardo. Grazie Paolo. Allora, buonasera a tutti. Una piccola chiacchiera tra amici, come noi napoletani siamo soliti fare. Mi trovo in una situazione per me nuova e strana. Come ha detto Paolo Berardi, nato e cresciuto nella seconda università di Napoli, dal dottorato di ricerca all'associazione, quest'anno per la prima volta ho accettato di insegnare fuori Napoli. E adesso sono nella stessa situazione in cui, scambiando i ruoli, mi trovo quando vedo venire tante persone da Milano, da Roma, da Barcellona, da Madrid, da Londra, a Napoli a parlare di architettura napoletana, sapendone molto meno di noi napoletani, ma è un fatto evidente, noi la studiamo da una vita, per quanto uno studioso possa approfondire le sue ricerche su una città che non è sua, è sempre un tempo limitato, un tempo parziale. Mi trovo in questa situazione al contrario, mi domando quando vengono gli amici, i colleghi, perché questo viene a Napoli a insegnarmi l'architettura napoletana, non posso sicuramente insegnarvi l'architettura perugina, è molto lontano dalle mie capacità e anche dalle mie pretese. Però tante volte, un occhio esterno è importante, perché per dirne una, Paolo ha ricordato tanti colleghi e tanti amici, Stefano Borsi di Fiorentino di Barga, quindi non Fiorentino di Lucca, ma romano, che potrebbe essere, è il più noto studioso di Leon Battista Alberti oggi in attività, è quello che ha scoperto che Leon Battista Alberti a Napoli non è solamente stato imitato, non è stata solamente un'influenza quella dell'architettura albertiana a Napoli, ma c'è stato di persona, non è stato così semplice come nel caso di Perugia, dove Paolo lo trova nel De Re Edificatoria. La città di Perugia è nominata, la cosa più nota che tutti gli studiosi sanno è questa visione della mano, no? Della città che è come le dita di una mano che si posa sul territorio. E quindi un occhio esterno potrebbe dare un aiuto. Vero è che c'è un problema di ordine metodologico. Alcuni studiosi, se sono troppo una premessa a tutti, se, come dico agli studenti che sono dietro, se vedete che inizio a essere noioso e troppo lungo, mi fate cenno, io sintetizzo subito, perché alle 8 chiude, quindi ma spero di fare prima, ma comunque alcuni studiosi hanno capito finalmente che non esiste il Rinascimento, non esiste il manierismo. Esistono tanti rinascimenti e tanti manierismi. Non possiamo pensare che il Rinascimento sia quello fiorentino e non quello napoletano, o quello, non dico Urbinate, ma dico quello perugino. È una cosa che non scopriamo, che non scopro io, lo dice per esempio uno storico dell'autorevolezza di André Chastel, che ricorda che per un certo periodo, appena dopo la morte del Montefeltro o in quegli anni,
quando c'è una trasmigrazione di artisti che erano ad Urbino proprio a Perugia, dice in quegli anni Perugia, dagli anni 70, sta parlando degli anni 70 del 400, il famoso 1473, data una pietra d'angolo, no, per la storia dell'architettura, sì, dell'arte. 100 anni prima della fondazione dell'Accademia, allora è importante anche per questo. Dobbiamo aggiungere anche questa cosa importante. Dice Perugia è più importante di Firenze, perché mentre Firenze è stata la città dove è nato il Rinascimento letterario e Padova individua come centro del Rinascimento antiquario, Urbino e di conseguenza Perugia è il centro del Rinascimento matematico. È un'affermazione che ci deve far riflettere sull'importanza di questa città. Quindi una premessa veramente di carattere metodologico, a prescindere dalle difficoltà che Paolo ha segnalato di avere degli studiosi di un settore specifico, di un settore disciplinare specifico che si occupino di determinati argomenti, è chiaro che c'è la necessità di prendere seriamente in mano la storia di Perugia, dell'architettura di Perugia nel 400, nel XV secolo. Non lo posso fare io, non lo possono fare i napoletani, i romani, lo devono fare i perugini. Non lo può fare Paolo, lo devono fare, diciamo, dalla quinta fila verso il fondo, lo devono fare i giovani, gli studenti. E questo è il nostro compito, è questo che mi onora di aver avuto l'opportunità di insegnare all'Università di Perugia, il fatto di aver trovato dei ragazzi motivatissimi e di estrema serietà. Vedete, poi leggo, perché mi è stato insegnato dal mio maestro che ai convegni si legge per fare la figura di una persona che scientificamente è corretta e precisa, non si parla a braccio. Ma voglio dire questa cosa. Io sono casertano, ma la facoltà di architettura della seconda università è ad Aversa. Aversa la conoscete forse per le mozzarelle, ma molto più probabilmente per la terra dei fuochi. È a 15 chilometri di distanza da Casal di Principe, che è il centro, uno dei centri, uno dei buchi neri, no, della legalità in Italia. L'aver avuto ad Aversa due facoltà, perché c'è sia la facoltà di ingegneria che quella di architettura, è stato motivo di riscatto sociale per tanti ragazzi che mai avrebbero frequentato l'università. Questo cosa vuol dire? Che sono persone anche difficili. Ora mi sono trovato, dopo, io ripeto, dall'infanzia accademica alla quasi maturità, ho sempre vissuto in quell'università. E ho sempre avuto a che fare con questi giovani veramente duri da educare. Trovo qui una realtà completamente diversa. Trovo dei ragazzi molto che hanno delle basi culturali che i nostri non hanno o hanno in maniera limitata. Questo cosa significa? Questo significa che hanno delle responsabilità maggiori, perché hanno un talento che non devono sprecare. Il fatto di non posso insegnargli le date o i fatti, è inutile, e non avrebbe senso che loro alla fine del corso, che è un'esperienza che tutto sommato dura 3 mesi, sappiano una serie di avvenimenti, conoscano una serie di edifici. Questo sì, ha un suo significato, devono acquisire la consapevolezza dell'importanza del patrimonio della loro cultura, la loro cultura che si esprime anche attraverso, nel mio caso l'architettura, e invito i miei studenti, i nostri studenti, a prendere in mano il Rinascimento, il 400 ad Urbino. Fatta questa premessa, vengo al dunque. Le immagini che vedete sono seduti qui i ragazzi con i quali proprio ieri mattina abbiamo fatto un giro per la città insieme. E abbiamo fotografato così le architetture che ci colpivano, che sicuramente hanno degli elementi rinascimentali, degli elementi
anche albertiani, se vogliamo. Questo è un fatto che... allora, chiariamo subito questa questione di Leon Battista Alberti. Io ho avuto la mia... per essere chiari e per conoscerci bene, sono uno specialista di architettura del Settecento. Mi riprometto nella mia vita di studiare gli Olivetani di Perugia di Luigi Vanvitelli, perché hanno delle attinenze strettissime con una serie di chiese casertane e napoletane. Per dirne una, non vorrei divagare troppo, la l'iconografia della chiesa degli Olivetani di Perugia è la stessa, identica, della chiesa di Ferdinandopoli, di Ferdinando IV, della città ideale che Ferdinando IV avrebbe voluto costruire. Quindi non sono uno specialista di architettura del Quattrocento, però ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto di ricerca di interesse nazionale. Questo progetto di ricerca di interesse nazionale vedeva con Napoli, quindi con noi, Adriano Ghisetti Giavarina, che studiava l'Abruzzo e la Puglia, Francesco Quinterio, che studiava le Marche, purtroppo non l'Umbria, Eva Carvasca, che studiava Pisa, la Toscana, ma nello specifico Pisa. Mancava l'Umbria, mancava Perugia. Sono andato a riprendere quegli studi, che erano anche importanti, anche che hanno dato dei risultati, e ho visto che nell'indice dei luoghi non c'è mai Perugia, cioè non c'è mai una relazione. Imola, trovo delle analogie tra alcuni edifici del Quattrocento imolesi con alcuni edifici del Quattrocento capuani, per esempio. Non trovo mai nominata la città di Perugia. Ho cercato di fare le cose, diciamo, seriamente, con un minimo di metodo per questo incontro, e sono andato a prendermi Francesco Paolo Fiore. Francesco Paolo Fiore, che è diventato negli anni una persona conosciuta, mi permetterei di dire un amico, anche se è più anziano e più autorevole di me, sicuramente. L'ho avuto come commissario in varie fasi della mia carriera accademica ed era un osso duro. Quando mi dicevano: ma tu vai a fare il concorso, stai attento, c'è Francesco Paolo Fiore, stai molto attento perché è uno duro. L'ultima storia dell'architettura del Rinascimento in Italia, diciamo complessiva, se come dire tralasciamo gli studi specifici, è quella del 2007, curata da Francesco Paolo Fiore. Anche in questa storia del Rinascimento manca un capitolo dedicato a Perugia e all'Umbria. Questo cosa significa? Significa che quello che sta dicendo Paolo è vero. C'è un buco che dovete riempire, perché non potrò essere io, non ne ho le competenze, non ne ho l'esperienza. Dovrete però riempire questo buco, anche perché da persona con un occhio mediamente educato all'architettura, facendo un giro per Perugia con i ragazzi, mi veniva voglia, tant'è vero che poi alla fine li ho persi, alcuni di loro se ne sono andati prima, alcuni mi hanno seguito fino alla fine con pazienza, perché vedevo degli elementi quattrocenteschi, a sensazione, ma in quantità notevole, in quantità cospicua. Chiaramente non potendo documentarli, perché non li ho studiati negli anni, non posso prendere dei libri di altri, vederli, interpretarli, non solo, vedevo un accento classicista in architetture che erano chiaramente cinque o seicentesche, alcune note, notissime, altre meno note. Cosa vuol dire? Che c'è un Rinascimento a Perugia che dovete indagare. Io lo farò volentieri, se ne avrò la possibilità e la forza darò volentieri un contributo a queste ricerche, ma dovete essere voi a studiare la vostra città in questi anni, soprattutto i giovani. Vengo a Francesco Paolo Fiore. Excusatio non petita, accusatio manifesta, no? Nella prefazione del libro, però lui ci tiene a dirlo, dice: tra i centri esclusi dobbiamo ricordare Perugia, che al contrario è un centro
vivace e ricco di influssi. Facciamo un'altra precisazione. In genere cerco di capire il contesto nel quale mi trovo e quindi ho cercato di documentarmi. Marco Ruffini non conosco, mica è presente nel... Non c'è più, ma c'era fino a qualche anno fa, perché il libro è del 2013. Allora, ho letto il suo libro, mi dispiace, della GAF, scusatemi, ma non lo conosco. Ho letto il libro del... E l'ho capito perché ho preso, sono partito da lui per capire Perugia nel 400. E c'è da dire una cosa che dobbiamo, e questo lo dico anche a te Paolo, fare una distinzione, perché altro è parlare della Perugia di Fortebraccio, di Braccio Fortebraccio, Andrea detto Braccio, altro è parlare della Perugia di Leon Battista Alberti o degli Albertiani. Ci sono decenni di differenza e la Perugia di Braccio, è una Perugia che il Rinascimento inizia ad assaporarlo, ma è una Perugia fondamentalmente ancora medievale. Non di meno, però, la mia impressione è che la figura di questo personaggio debba essere studiata bene anche dagli architetti. Prima cosa, ho scoperto, e questo lo dico con il campanilismo che caratterizza ognuno di noi, che ha forti legami con il Regno di Napoli, viene a Capua, il suo biografo è un capuano, lavora, è soldato di Ventura, no? è capitano per Ladislao di Durazzo, poi si contrappone, poi Giovanna, poi Alfonso il Magnanimo, quindi ha delle relazioni forti con Napoli, partecipa a delle spedizioni militari nel Regno di Napoli. Ma io credo che l'idea che ho avuto leggendo la biografia di Braccio è che sia un uomo d'armi e non scopro niente. Ma perché lo chiamano il magnifico Braccio? Non è una cosa di poco conto, perché quando nelle cronache, gli studiosi lo sapranno sicuramente, ma lo dico anche per i giovani, troviamo l'appellativo magnifico attribuito a un principe, non vuol dire che è semplicemente generoso, vuol dire che è un committente di architettura, è un aggettivo che si connota, cioè la magnificenza di un principe e la magnificenza del principe che dota i suoi sudditi di opere di architettura magnifiche, cioè utili e belle. Se lo chiamano magnifico significa che è stato un committente di architettura. Lo è stato sicuramente, non devo io parlarvi delle logge di Braccio, perché, anche perché ho visto che non più tardi di 2 mesi fa una professoressa che ho annotato, non nell'ambito di queste manifestazioni, ma ha tenuto una lezione proprio sulle logge di Braccio, quindi avrà studiato, troverò il nome dopo negli appunti e ve lo ricorderò, dell'Università per gli Stranieri di Perugia. Ha tenuto una lezione proprio specifica sulle logge, quindi l'avrà documentata in maniera esaustiva e brillante, cosa che non posso fare io. Ma le logge sono... mi aiutate a ricordare il nome? Esattamente, Maria Rita Silvestrelli, non conosco personalmente, ma dall'espressione capisco che sarà sicuramente una collega di assoluto livello e di assoluta... è capitato adesso questo capitello, assolutamente albertiano, è capitato per caso, l'occhio è caduto lì. Però cosa direi io di Braccio da approfondire? Fa le logge, altre opere, il suo palazzo, rifà il suo palazzo, partecipa a lavori
ampliamento di chiese, di edifici, ma fa una serie di opere infrastrutturali che sono di fondamentale importanza e che sono l'esatta misura della penetrazione della cultura brunelleschiana e la cultura ingegneristica del Rinascimento, che non è una cultura secondaria, molto vicino all'ingegneria militare. L'uomo d'armi è anche un architetto, perché l'ingegneria militare e la fortificazione e la studiano anche gli architetti. Non starò qui a dire Francesco Di Giorgio Martini che viene a Napoli e che passa anche da queste parti. Braccio, io ho la sensazione che sia un personaggio di questo tenore. Cosa mi colpisce? Un aspetto poco indagato. Dopo forse leggerò, se volete, forse è più bello parlare così, sarei anche contento se di interloquire con voi, se come dire, mi insegnate qualcosa, mi fa piacere, sono qui per imparare, non per l'ho detto all'inizio. L'attività di ingegnere, l'ingegneria idraulica. Leggo in una biografia di Braccio che, poiché capisce che i cedimenti della piazza che lui fortifica mettendo i pali, ma in realtà sono dei colonnati, capisce che il problema è chiaramente dovuto all'orografia del sito, alla natura dei luoghi, ma è dovuto a un problema di infiltrazioni di acqua. Quindi convoglia le acque in una serie di canali per asciugare il suolo che va a bonificare, creando questi terrapini e quindi di fatto aumentando la superficie della città. La stessa cosa capita negli stessi anni dappertutto, dalle Fiandre a Milano, a Mantova, a Napoli, e c'è una circolazione di ingegneri idraulici di altissimo livello, che sono Leon Battista Alberti, che Leon Battista Alberti sa tutto, è un poeta, un matematico, un erudito, un filosofo, è anche un esperto di idraulica. Pensate che quando Carlo di Borbone nel 1750 fa costruire l'acquedotto Carolino e Luigi Vanvitelli e Francesco Collecini realizzano l'opera del re, loro si ispirano al trattato di Leon Battista Alberti. Quando devono cercare l'acqua, dicono: la cerchiamo fredda e limpida, così come ci insegna Leon Battista Alberti. Quindi è un'autorità anche in questo campo. Io approfondirei questi aspetti, come dire, ingegneristici, che non sono solo ingegneristici, ma diventano anche di architettura del paesaggio, di architettura del territorio, perché chiaramente il creare acquedotti, creare opere di bonifica, significa trasformare il paesaggio. Non solo, ma trovo sempre nelle biografie di Braccio che per il Trasimeno, per limitare le piene, le inondazioni del Trasimeno, costruisce un canale, l'assessore fa segno di sì, significa che è una notizia. Delle esondazioni. Lui fa questo canale. È un fatto di fondamentale importanza che dovremmo approfondire, perché quando allora io vi invito a trovare la forza agli accademici ma anche agli amministratori, trovare le risorse per finanziare dei progetti di ricerca strutturati, perché quando questo l'abbiamo fatto a Napoli, il PRIN, che dura mediamente 3 anni, i professori lo sanno bene perché ne avranno fatti tanti nella loro vita. Una volta c'erano, ma forse ci saranno un'altra volta. La nostra amica Elena Manzo forse ne avrà finanziato uno. Ma comunque, se non sarà il PRIN, potrebbero essere delle associazioni. Cosa abbiamo trovato? Che vengono nel Regno di Napoli Giovanni da Mantova, Giovanni da Padova, che sono allievi di Leonardo da Vinci, che va nelle Fiandre non a dipingere quadri, ma a fare opere di ingegneria idraulica. Poi fa anche i quadri, per carità, conosce anche i pittori fiamminghi, ma va per fare questo. L'idea
di braccio di fare un canale per regolare la quantità d'acqua del lago è molto vicina a quella del Fucino ed è molto importante perché in quel periodo si voleva utilizzare l'acqua per fare dei canali navigabili. E io così, non è scientifico quello che sto dicendo perché Paolo mi ha ricordato prima che dobbiamo fare la storia sui documenti, ma la storia la dobbiamo fare anche sapendo i documenti che vogliamo cercare. L'idea di fare dei canali di irrigazione e di bonifica è anche un sistema di fare vie di comunicazione, perché nel 1400 a Milano, a Mantova, a Padova, a Capua, vogliono collegare i fiumi, i maggiori fiumi, ai laghi e ai porti di mare attraverso canali ottenuti proprio come quello che Braccio voleva fare con il lago qui di Perugia, e quindi utilizzare questi canali come se fossero delle vie di comunicazione, delle vere e proprie autostrade. Probabilmente questo personaggio va indagato in questa direzione, va indagato il suo entourage, perché la corte di Braccio, se si può chiamare corte, perché, ripeto, da quello che ho capito ha un solo difetto, che non sa stare fermo nella sua città a fare il governatore come saprebbe fare, ma vuole andare, come diciamo a Napoli, a dare mazzate a destra e a sinistra, e alla fine ci lascia la pelle ferito da un colpo di lancia in fronte, dopo tre giorni di agonia muore a 50 anni o giù di lì, a 53 anni, e quindi non può essere il magnifico che avrebbe potuto essere. Ci sono tanti spunti. Gli storici dell'architettura, anche quelli bravi, bravissimi come Francesco Paolo Fiore, evidenziano un altro aspetto, quello dell'architettura dipinta. Non è Braccio però, questo è quello del 1473, è quello della chiesa di San Bernardino, la pala, non la pala, il ciclo delle otto tavolette che sono conservate al Museo Nazionale, che hanno dei fondali di architetture prospettiche per i quali si sono fatti nomi dal Perugino a Piero della Francesca a tanti altri. La storia, non voglio, come dire, entrare in un argomento approfondito sicuramente bene dagli storici perugini, ma sicuramente questa è una strada, ma la strada vera è quella della cultura materiale. Quella che non è stata ancora esplorata è questa, perché l'architettura, allora faccio un po', sono una persona generalmente timida e modesta, però provo a fare un po' il professore. Cosa dobbiamo insegnare ai nostri giovani quando gli insegniamo, quando cerchiamo di accompagnarli nella comprensione di un edificio? Quest'aula, bellissima, magnifica, non la conoscevo, ci si potrebbe ragionare insieme ai ragazzi per un paio d'ore. L'architettura non è arte, perché sicuramente è arte, Leon Battista Alberti ce lo insegna. Lei sta guardando l'orologio, significa che sto sforando? No. Bellissimo. Ma ditemi quando devo smettere, perché non voglio abusare della pazienza di nessuno. Io ho piacere nel parlare con voi e potrei essere eccessivo, ditemelo tranquillamente. Cosa dobbiamo considerare? Leon Battista, tornando al tanto amato da Paolo Leon Battista Alberti, è quello che sdogana l'architettura dalle arti minori. Ricordiamo tutti che Brunelleschi era un orafo, era uno che sicuramente conosceva la matematica, ma era uno che lavorava con le mani. Leon Battista Alberti dice una cosa molto diversa, lo fa con la porta di San Pietro, la porta di San Pietro, lascia il suo allievo, lascia i disegni e poi la realizzano maestranze locali probabilmente. Leon Battista Alberti cosa dice? L'architettura non è un,
un atto materiale, è un atto intellettuale. Quindi il mestiere dell'architetto si esaurisce nel momento stesso in cui concepisce l'idea, la progetta e la disegna. Poi se ne va. Tanto è vero che Luca Fancelli, Bernardo Rossellino, una serie di personaggi, architetti straordinari, lui li chiama lapicida. A Luca Fancelli, che è un architetto dal mio punto di vista enorme, lo chiama Luca lapicida, non lo chiama Luca architettore. Il suo compito è quello della, è un intellettuale. L'architettura è un atto intellettuale. Nel nostro caso l'architettura deve essere un atto materiale. Io direi che la strada di analizzare le architetture dipinte è una strada fondamentale, ma è una strada che hanno percorso personaggi autorevolissimi. La strada di misurare le opere, di toccarle, è una strada che è meno battuta, perché è più faticosa. Io inviterei Paolo, gli studenti, chi ha volontà di fare queste cose, di fare un rilievo accurato della porta di cui parliamo. Solo così sapremo se veramente è un'architettura albertiana. Perché per esempio Francesco Paolo Fiore dice sì, c'è un'influenza albertiana perché l'architetto che la disegna ha lavorato a Rimini sotto Leon Battista Alberti e quindi c'è l'influenza albertiana, ma mi sembra un po' esagerata questa cosa. Io che non sono Francesco Paolo Fiore, non ho la sua autorità, la sua autorevolezza, sicuramente quando ho visto quell'edificio ho avuto la sensazione che invece fosse un'architettura albertiana. In mancanza del documento, che se lo troviamo siamo bravissimi, se lo trovate siete bravissimi, ma dubito che si possa trovare, perché se non è stato trovato finora, si possono trovare i documenti, e anche i documenti del 400, perché ci sono persone che ho fatto una scuola di paleografia, qualche cosa leggicchio, ma gente che ha fatto seriamente la paleografia, che conosce bene la scrittura del 400 e quanto di più difficile. Arrivederla professore. No, ma mi scuso io. Si possono trovare documenti, il dato documentario, ma se questo risulta difficile, cosa si può fare? Misurare quella porta pezzo per pezzo, modanatura per modanatura. Se quella porta, me lo insegni Paolo, rispetta le proporzioni auree, è disegnata utilizzando la sezione aurea come concept, come DNA, e possiamo metterci la mano sul fuoco che viene da Alberti e dalla sua scuola. La sensazione è quella, la prova documentaria non l'abbiamo, la prova diciamo materiale non l'abbiamo, possiamo però mandare dei giovani in archivio a cercare i documenti. Ma i documenti sono di difficile interpretazione, perché la mia esperienza cosa mi insegna? Che ho visto, purtroppo, perché sono studi che non avevo 12 decimi di vista, ora ho gli occhiali per essere stato qualche decennio negli archivi. Qualche giovane che vuole fare questa strada potrebbe andare in archivio a cercare i documenti, ma troverà dei documenti sterili, dei pagamenti, quasi sempre dei documenti contabili, quasi sempre dei documenti amministrativi. Difficile che troverà una descrizione, o difficile che troverà il riferimento esatto all'architetto. A volte nei contratti c'è, ma nel caso specifico è difficile, perché abbiamo detto il progettista non è l'esecutore. Forse la strada del rilievo, tendo la mano, a parte veramente l'amicizia fraterna, perché
come dire, lui ha ricordato la sua esperienza all'università di Napoli e io devo dire ho accettato di venire a Perugia nonostante abbia in questo momento della mia vita problemi familiari serissimi, proprio per riconoscenza. Io sono uno degli ultimi della mia università, però ci sono cresciuto da giovane ricercatore fino a diventare professore, quindi ho un forte senso di appartenenza e sono riconoscente a Paolo per quello che ha fatto quando è venuto per tanti anni a Napoli. E in questi pochi mesi che ho fatto io il contrario, ho capito gli sforzi e i sacrifici che ha fatto per tanti anni, che forse non gli sono stati riconosciuti nella maniera giusta, perché, come dire, apriamo un altro discorso e lo chiudiamo subito, l'università non è un mondo che restituisce sempre nella maniera adeguata e nei tempi giusti gli sforzi e il valore che le persone invece hanno profuso e i meriti delle persone. E Paolo Berardi, non devo qui io tessere le sue lodi, perché non sarebbe, non c'è nessuno, però dovrebbe, non serve, non volta. Sicuramente lo dovevamo fare un'altra volta, ma penso, lo dico, ma con molta modestia penso anche questo di me stesso, penso che di aver fatto, di essere arrivato a 50 anni e essere considerato ancora un giovane che deve fare esperienza. A 50 anni mio padre, che faceva l'ingegnere, il libero professionista, si godeva la vita, si godeva i guadagni di 20 anni, di 25 anni di professione. Noi siamo ancora giovani di belle speranze e questo anche è un fatto singolare di questa nazione. Mi dica, professore. La vita si è allungata, sì. Lo prendiamo come un augurio di una vita più lunga, sì, mi fa piacere questa considerazione. Quindi, come dire, io sono andato così a braccio e non ho letto la bella relazione che avevo scritto con tanto amore e che lascerò a Paolo e lascerò a disposizione dell'associazione, anzi studierò ancora l'argomento nei prossimi mesi. Questo mi auguro, di poter instaurare con voi, con la città di Perugia, con l'Università di Perugia, con i giovani che studiano in questa università, un rapporto proficuo che non sia solamente quello di superare l'esame, ma sia quello di aumentare la conoscenza nostra e della nostra terra. Io, come dire, non sono così generalmente, ma in poco tempo mi sono innamorato di Perugia, non la conoscevo bene, l'avevo visitata qualche volta per un viaggetto o per la cioccolata in anni giovanili, ma la disponibilità e la gentilezza delle persone, ma non solo, ma una città che ha un patrimonio architettonico straordinario, e poi chiudiamo, quello del Rinascimento, del 400, lo dobbiamo ancora studiare e se ne avremo la possibilità, i mezzi e i modi, ci metteremo le mani, sarò orgoglioso e fiero di dare il mio aiuto, il mio contributo. Ma è una città che per esempio ha un Novecento straordinario, ha un Novecento eccezionale. Allora non piace solo a me. No, il Novecento di Perugia è qualcosa di fantastico. C'è qualcosa che mi piace molto poco, non faccio nomi. Io quando torno dai frati di Monteripido, dove ho ritrovato anche un po' di serenità, passo davanti a qualche edificio che non amo particolarmente, insomma, però voglio dire, la qualità media anche dell'edilizia minore è straordinaria. È un Gli anni 50 a Perugia, secondo me, andrebbero assolutamente studiati bene, perché probabilmente è un altro, l'hai fatto tu, ma bisogna farlo in maniera approfondita, perché se dico a un novecentista Perugia mi dice Aldo Rossi, per carità, Aldo Rossi va benissimo, ma c'è un, per esempio, noto una qualità nell'edilizia popolare, nell'edilizia economica e popolare straordinaria, nell'edilizia ecclesiastica straordinaria. È una città che merita tanto ed è una città che
non ha bisogno certo, come dire, dello sprone, perché sono sicuramente persone, personaggi capaci di valorizzarla. Concluderei questo piccolo discorso fatto tra amici, se me lo consentite, invitandovi ad avere qualche spunto. Le finestre guelfe che ci sono anche a Napoli le stesse finestre, finestre toscane che troviamo a Perugia e troviamo a Napoli. Sarebbe interessante studiare anche le contaminazioni, perché l'architettura del 400 è un'architettura di contaminazioni. Sicuramente ci sono, io capitano le cose più impensabili. Ho avuto modo di documentare, quando facemmo quella ricerca, Benedetto da Maiano, cioè non l'ultimo, Benedetto da Maiano, a Lauro, che è un paese in provincia di Nola, proprio Benedetto da Maiano, perché? Perché c'era un vescovo nativo di quel paese che va a Roma, e quindi a Roma entra in contatto con questo e si fa disegnare la sua casa in quel paese. Quindi si possono fare scoperte anche straordinarie se si studia. Si deve però studiare, si deve avere la possibilità, la volontà di farlo. Se per voi va bene, guardate questo per esempio è una cosa che mi ha colpito, perché sembra la forma della 1447, ma sembra la formella di Brunelleschi, no? La cornice. Ci sono tanti piccoli inserti di architettura del 400 che probabilmente non sono studiati, perché non l'ho detto e lo dico e poi veramente finisco. Qual è la differenza tra l'architettura e le altre discipline? Questi quadri che vedete, a parte un po' di patina del tempo, sono gli stessi di quanto sono stati dipinti. Questo non vale assolutamente per gli edifici. Gli edifici hanno una vita, si trasformano. Sarebbe sbagliato dire architettura del 400, architettura del 2016, costruita nel 1416, trasformata per 600 anni. Cosa resta dell'architettura del 400 in questa del 2016? Non concepita nel 2016, ma concepita allora. Resta tanto, ma è molto complesso, perché chiaramente non si hanno le fasi documentarie. Altra cosa, vedo le immagini, questo per esempio è meno albertiana di altre cose più albertiane, per tanti versi, ha altre influenze probabilmente. Se vogliamo, soprattutto i ragazzi, oltre che i colleghi, i professori, quelli che sono presenti in questa sala, dialogare su qualche argomento, mi farebbe piacere. Altrimenti come ce ne usciamo, Paolo? Dalla porta. Sì, dalla porta. No, adesso io non so se... Adesso non so se ci sono interventi, poi vediamo, eventualmente mi alzo e porto il microfono. Posso anche dire delle cose che poi ci siamo detti con Riccardo in altre situazioni. È importante questa ricucitura fra Medioevo e Cinquecento attraverso il Quattrocento, perché nella storia di Perugia, dell'architettura di Perugia, ci sono dei vuoti, questo è indiscutibile. È evidente che alcune situazioni, tipo quando poi è stata fatta la Rocca Paolina, noi sappiamo che la Rocca Paolina è soltanto una delle cose, seppur violenta, fatte, sono state fatte probabilmente cose molto più violente che hanno trasformato una città che forse aveva qualcosa in più di Alberti, perché quello che io prima ho omesso di dire è che le testimonianze ci dicono che lui per pochi giorni a Perugia, ma ha una conoscenza tale che in pochi giorni non si può avere, quindi sicuramente c'è stata una frequentazione. Sì, beh, per conoscere lo smottamento lì del fosso di Santa Margherita è una cosa talmente specialistica, talmente ingegneristica, che insomma o la conosce bene o qualcuno gliene ha parlato tanto per tanto tempo, perché questo deve farci riflettere. Io credo di prendere questa serata soprattutto come io penso che debba essere Perugia 1416, un punto di partenza. Cioè da oggi è necessario che
È necessario che si crei una scuola di storia dell'architettura, lo dico io perché non mi riguarda direttamente, quindi lo posso dire, è molto importante per questa città, gli investimenti vanno fatti, forse bisognerebbe finanziare una ricerca a tappeto, veramente molto importante, forse andando a cercare in archivi improbabili. Diceva Albert Einstein che se avessimo saputo che cosa avremmo trovato non l'avremmo chiamata ricerca, cioè non si può sapere che cosa troveremo, si cerca e poi qualcosa si trova sempre, la serendipità aiuta sempre. Quello che non ci si aspetta, certo bisogna avere la sensibilità per capire che quella è una cosa importante, ecco il ricercatore di fatto fa questo, però veramente credo che questa città dovrebbe sulla scia di Perugia 1416 fare un grande progetto culturale, mettere in rete le sue migliori espressioni, trovare secondo me una sorta di volontariato dei giovani, ecco lo dico. Il volontariato è una delle cose più belle che noi abbiamo in Italia. Secondo me ci vorrebbe una ricerca a tappeto di volontari chiaramente addestrati e seguiti da personaggi importanti, come può essere Riccardo Serraio, come sono tanti professori dell'Ateneo di Perugia, che ne abbiamo tanti, ma talvolta nelle ricerche anche noi facciamo rilievi e non abbiamo... Fare un rilievo, lo diceva lui, è vero, è fatica. Il problema è che è faticoso e quindi è più facile studiare, non più facile, perdonatemi il termine, altrimenti sembro semplicistico, è più comodo, diciamo, ecco, studiare una iconografia, perché non c'è, lì c'è proprio fatica fisica, cioè devi arrampicarti, devi star lì, insomma, ti poi fa male, ci sono certi rischi. Però per questo è stato fatto poco, bisogna fare una cosa a tappeto, bisogna fare un grande progetto culturale, io credo che questo sia il senso della lezione di Riccardo, cioè le cose sono lì, io l'ho detto all'inizio, ma anche fra l'altro per esempio cominciando a mettere in rete le tante ricerche, in questo periodo che ci siamo un attimo documentati, io ho trovato tante piccole cose in giro per l'Italia non approfondite. Ecco, queste piccole cose a chi viene da fuori poi alla fine la vede ma non gli interessa mettere in rete con altro. Ecco, a un certo punto c'è bisogno di qualcuno che comincia a digitare, ma non solo in rete, anche nella propria capoccia e in giro per i vari libri che ci sono, e cominciare a metterli insieme, a incrociare, perché già facendo questo si possono fare scoperte importanti. La Porta San Pietro, io sono convinto che c'è il pensiero dell'Alberti, ma questo non si può dire perché appunto, però vedete, il nostro è un pensiero da progettisti. Cioè da persone che vedono una cosa. Ora, nei quadri spesso questo si dà, nelle opere d'arte, questa certificazione in qualche modo del critico. Nel nostro mestiere no. Però io, se vi devo dire, per quel po' che ho visto nel mondo e quel tanto che ha visto Riccardo, sinceramente l'impatto è quello. Cioè tu respiri il pensiero che sta in tante opere albertiane. Ora, acclarare magari che quella è veramente un'opera d'Alberti, ma questo sarebbe un'operazione di marketing urbano pazzesco, cioè un valore immenso. Ecco, è questo che noi probabilmente dobbiamo fare, perché le cose ci sono, sta a noi andarle a cercare anche in modo un po' mirato. Quindi più che avremo anche bisogno di qualche sponsor, sempre difficile da trovare, però un progetto culturale sul 400 andrebbe sicuramente fatto. Professor Mannarino. Siamo attrezzati addirittura con... Grazie, no, io volevo complimentarmi con il direttore dell'Accademia per questa iniziativa e questa conferenza e soprattutto sono d'accordo quando si parla di serendipità in questo caso, nel senso che cercavamo braccio nel pagliaio, poi ci si trovò la figlia del mugnaio, nel senso che, in che senso? Cioè dire, l'occasione, braccio, d'accordo, ma apre, qui si apre una finestra, si spalanca un portone, perché sicuramente, cioè dire, questo progetto di non è solo la figura di braccio, è studiare una città in quel momento di grande passaggio, in quel momento storico estremamente importante. Le fonti d'archivio sono estremamente importanti, c'è gente capace di studiarla, c'è qui Sonia Merli, ci sono tanti altri capaci di studiarle bene, ma io credo che questo progetto debba essere assolutamente incentivato, ma un progetto anche multidisciplinare se vogliamo, perché non è solo l'architettura di Perugia in quel periodo, ma ci sono anche le lettere, ci sono anche le scienze e la cultura materiale, cioè appunto a cui si faceva riferimento, c'è la vita cittadina, il modo di la trasformazione cittadina che ha subito quella città in quel momento. Quindi io credo che questa idea, così quando è nata 1416, studiamo
braccio forte braccio, perché non biordo ma braccio e tutto quanto il resto eccetera. Questo è anche solo, diciamo così, un modello, un'occasione per poi allargare a un progetto molto più vasto, a un progetto proprio di definizione dell'identità della città. Ecco, questo, e chiedo e credo che anche, per esempio, Berardi fa riferimento alla necessità di reperire, ci sono anche istituzioni cittadine che finanziano dei progetti di ricerca. Io credo che questo è il progetto portante, cioè in cui il Comune ha investito tanto e ci ha messo anche la credibilità, tutto eccetera, ma io credo che anche le istituzioni bancarie, credo che anche le altre associazioni, la regione, tutto quanto il resto eccetera, in fondo finanziare dei progetti di ricerca per studiare la città non credo che sia poi del tutto, sia assolutamente tempo perso. E io ho apprezzato moltissimo questa sera il fatto che forse abbiamo tante cose disperse che dobbiamo andare a ricercare e rimettere insieme per una lettura diversa della nostra storia, per una lettura più completa, perché non è che poi alla fine tutto di questa città è stato detto in quei due volumi di storia scritti qualche secolo fa. Ecco, c'è tanto altro, altrimenti non sareste qui a studiare. Mi riferisco agli amici storici, agli amici che si occupano di storia dell'economia, di storia dell'arte, storia dell'architettura, e queste forme sotto le quali noi passiamo, così queste porte che poi dobbiamo cominciare a leggerle anche in maniera un pochino diversa. Io credo che qui ci sia un ruolo centrale anche da parte appunto della direzione dell'Accademia di Belle Arti, che può rappresentare appunto un momento, un fulcro, un momento di coagulo di questo tipo di attività. Io personalmente, è un'opinione personale assolutamente, ma credo che sia assolutamente condivisibile, per cui questo progetto, che è un progetto molto più ambizioso della sfilata, molto più ambizioso delle manifestazioni, molto più ambizioso, è un progetto culturale molto complesso, molto articolato, probabilmente molto difficile, ma da cui sicuramente poi dopo dovrà anche essere associato anche a che cosa. Poi quando si studia qualcosa, quello che rimane sono gli atti. Parliamo da docenti, parlo da professore universitario, io mi arrabbio moltissimo quando i miei collaboratori vanno a fare la relazione e poi dopo tardano qualche anno o qualche mese per pubblicare sulla rivista con Impact Factor quello che hanno visto. Questo è fondamentale, e cioè dire, attorno a questa idea forse ci può essere anche un progetto editoriale, ci possono essere mille altre cose, e questo è fondamentale. Fondamentale anche, credo che qui sia proprio necessario un raccordo di tutte quante quelle forze che vogliono interessarsi e studiare attorno a questo progetto. Sono tantissime le cose che si possono fare, basta solo pensarci. Io personalmente sono molto contento che appunto l'Accademia di Belle Arti, che appunto nasce più o meno in quegli anni lì, abbia raccolto questa sollecitazione e faccia da capofila per questo raccordo. Grazie. Ringrazio molto il professor Mannarino, perché ha colto esattamente quello che questo progetto, che viene prima della manifestazione, che è molto complesso, vuole essere, che è un progetto di stimolo di varie, chiamiamole discipline, o meglio di vari argomenti, di vari settori, perché io ho coinvolto l'università così come ho coinvolto l'Accademia, ma ho coinvolto anche altri aspetti anche in seno all'università, cercando di dare adesso un avvio, ma siccome il progetto è molto ambizioso, lo so, ma va ben oltre l'11 e 12 giugno. L'11 e 12 giugno è una manifestazione in cui può culminare un'attenzione popolare, diciamo così, di espressione della cosa, ma a monte c'è tanto di più, e tutti noi che abbiamo lavorato a questo progetto lo sappiamo bene. E credo che sia stato ben colto da Paolo e anche dal professor Serraglio, ma in questa idea di approfondire, ve ne dico una. Domani lanceremo un concorso per
diciamo così, di arte culinaria, non so, si chiamerà la torta di braccio, va bene, ve lo dico in anteprima, lo troverete domani sul giornale. Ma a che cosa serve? Non è che ci serve avere una torta, un dolce in più, ci serve stimolare a studiare quelli che erano gli ingredienti, cioè i prodotti della nostra campagna, i prodotti alimentari, le tecniche di preparazione, di cottura, quello che è cambiato da allora ad oggi in questo campo, che, ripeto, facendoci ai prodotti agricoli o zootecnici era anche importantissimo, perché bisogna conoscere, com'è? L'occhio vede quello che la mente conosce. E sono tanti i campi. Domani andremo, non domani, la prossima conferenza sarà sulle erbe medicinali. Sappiamo perfettamente, e tu Sonia hai anche una manifestazione a breve proprio sui Taquina Sanitatis, che sono la base della nostra, anche della nostra farmacia, della farmacopea, perché tutto si basava su quello. Allora, stimolo per conoscere di tante discipline, non ho nessuna presunzione io di dispensare conoscenza, anzi sono la prima che se ne vuole arricchire, però l'idea è quella che se c'è un periodo che non è stato studiato, ormai l'abbiamo capito bene, no? Bisogna approfondirlo, e l'architettura oggi ci ha dato così tante, tante suggestioni per noi che non siamo né architetti né docenti di architettura, ma che vogliamo rialzare gli occhi e rivedere le nostre pietre cercando di trarne qualche cosa. Adesso tutti domani andremo a vedere l'arco di San Pietro e andremo a cercare di capire nella porta quali sono le possibili presenze albertiane, che tra l'altro, oltre che uno stimolo per le fondazioni bancarie eccetera alla ricerca, lo sarà per il restauro, perché è una delle opere più belle che abbiamo a Perugia, ma di cui sappiamo il restauro essere molto costoso proprio per la sua natura, no? Di passaggio delle autovetture, esatto, e di arco abitato, chiamiamolo così, quindi molto, molto complesso, molto costoso nel restauro, ma ci teniamo molto. Tra l'altro l'amministrazione ha appena lanciato degli altri art bonus. Questo è un po' tanto forte come art bonus per la questione economica, ma ci auguriamo che appunto anche questo stimolo di approfondimento porti anche a quell'altro risultato. Quindi grazie Elmo, ma soprattutto aiutiamoci tutti, e grazie per averlo sottolineato, questo stimolo rispetto, questa idea rispetto agli stimoli. Ma io chiedo a tutti i docenti qui presenti di poter contribuire al fatto che questo progetto venga recepito nel modo giusto dalla cittadinanza, e soprattutto che serva da volano nel modo giusto per essere tutti più attenti e orgogliosi e avere degli studi più approfonditi su un periodo che comunque visivamente a Perugia ha lasciato tanto. Ha chiesto di intervenire il professor Manuel Vaccaro Pigneiro, così diamo un tono internazionale. Io volevo dire una piccola cosa, perché vedete che noi parliamo troppo poco. Oggi siamo stati obbligati ancora di più a pensare a certe cose, e ad esempio stavo valutando, sempre in chiave albertiana se lo guardiamo, il concetto della facciata maschera, che è tipicamente suo, lo fa Rimini, la controfacciata, il fatto di trovare una cosa preesistente e di non snaturare, tutto sommato di lasciarla dietro, però inventare. Esatto. Lui progetta questi spazi, queste architetture, non pensando all'edificio, pensando all'ambiente. Cioè all'ambiente, come dire, molti edifici albertiani, fa notare Paolo, hanno la facciata che c'entra poco con la chiesa. Come questo qui, come San Bernardino qui vicino, no? Vedete una facciata perfettamente rinascimentale, entrate dentro e vi trovate una chiesa gotica, tutto sommato vi trovate una chiesa gotica, è un concetto tipicamente di Giovan Battista Alberti. Quindi cosa più della porta
è una come dire, architettura rivolta allo spazio. Nel caso della Porta di Perugia, giustamente dice l'assessore, ci hanno costruito intorno, sopra e dentro, e quindi è diventata quasi una casa quella porta, ma diciamo la facciata rivolta per chi entra dentro Perugia è come dire il biglietto da visita della città, quindi andrebbe sicuramente. Prego, professore. Chiedo scusa chi aveva chiesto la... Allora, mi è capitato di accompagnare un architetto, Oriol Boigas, che era un frequentatore di Perugia, e siccome veniva qui a lui piaceva moltissimo il percorso Piero della Francesca, Monterchi, Città di Castello, eccetera, e allora faceva un raffronto tra quello che era successo molti, molti secoli prima con la Porta Marzia, cioè dire che in fondo è la porta che dava il benvenuto a Roma, no? Con gli Dioscuri, con tutto quanto il resto, eccetera, arrivate, venite, eccetera, a differenza dell'arco etrusco, che invece era la porta maschia, la porta, il nemico veniva da quell'altra parte, quindi lo si rispingeva. E faceva appunto questo raffronto tra la porta appunto di cui stiamo parlando e la Porta Marzia, che il concetto fondamentalmente era lo stesso, era appunto il biglietto da visita, il benvenuto, entrate. Poi è chiaro che i monumenti crescono, si ammalano, ci sono superfettazioni, e vengono restaurati spesso male, tutto quanto il resto succede, come succede d'altra parte alle persone, no? D'altra parte a me è capitato, per esempio, una delle cose più belle che mi è capitata nella mia vita accademica è stata quella di un invito al congresso di restauro a Ferrara sulla similitudine tra la diagnostica, la terapia del corpo umano e di un'opera d'arte. Vi assicuro che il metodo di studio è esattamente lo stesso. Per un'opera d'arte tu devi sapere quando è stata fatta, dove è nata, come è stata conservata, di che malattia ha sofferto, come è stata restaurata. Allora, come è stata restaurata, ma soprattutto oggi, per esempio, tutte anche quelle che sono, diciamo, gli strumenti diagnostici, la TAC, la risonanza magnetica, gli esami chimici, sono esattamente gli stessi. Per cui voglio dire, solo per dire una cosa, come non esiste, esistono separatezze nell'ambito scientifico. Per cui tutto quanto questo, cioè la scienza è una, e non esistono le scienze umanistiche, le scienze applicate, sempre solo per diciamo comodità didattica, disciplinare, Io credo che appunto anche venendo al nostro argomento, questo abbiamo aperto da una finestrina un vaso enorme in cui c'è tanta roba, c'è solo voglia di poter studiare, trovare le persone che hanno voglia e trovare soprattutto le risorse per poterlo fare. Gli storici, gli archivisti, gli architetti e tutto quanto il resto. Io credo che questo è il progetto portante attorno al quale deve ruotare l'interesse della città. Scusatemi se lo ribadisco. Vado. Come dico al mio amico Paolo, sempre mi chiamano per rendere i convegni internazionali. Per definizione, no, insomma, ormai il legame è così stretto e di amicizia che lui sa quanto io leggo le pareti degli edifici come documentazione storica, e non c'è dubbio che la storia dell'architettura di Perugia tra 4 e 500 va scritta, non va riscritta, va scritta, perché non la conosciamo. E allora per quello mi fa molto piacere poter dire, anche perché l'amico, il collega ha menzionato un osso duro dell'istoria dell'architettura, Paolo Fiore, che ho il piacere di conoscere, pur essendo di raggruppamento disciplinare a 13, di storia economica, quindi figuriamoci, ma noi abbiamo la fortuna a Perugia che abbiamo una allieva di Fiore che sta portando avanti un dottorato in terza fila, nascosta, che, con la quale lavoro strettamente, sta per finire il suo dottorato, la dottoressa Giulia Mosca, e con la quale stiamo portando avanti questi ragionamenti, e quando presenterà il suo dottorato, più o meno a febbraio, ce l'auguriamo che lo presenti, lo presenterà benissimo, perché sta proprio provando a coprire quelle carenze, quella mancanza di informazione sia archivistica ma anche di rilievo,
a me mi ha chiamato per l'archivio, non per il rilievo, che non so disegnare, e poi chiaramente sarebbe auspicabile trovare risorse per una pubblicazione di un libro che dovrà sicuramente venire a soddisfare molte esigenze, sia degli storici dell'architettura, del rilievo, o gli storici dell'economia, perché qualsiasi edificio è il risultato di una società che pensa come pianificare lo spazio urbano, come pensa di riempirlo, e fa una scelta tra un edificio ed un altro, e lì entriamo appunto l'architettura come chiave di volta di interpretazione di una società. Perciò, lavorando con lei, sono venuti, no, non ti sto bruciando il terreno, non ti preoccupare, ma per fare creare tensione e per fare emergere quei finanziamenti che diceva il collega, stanno venendo dei documenti, sono venuti dei documenti che attestano ancora di più la presenza Fioravanti a Perugia. Cioè, e che legano ancora in maniera più stretta Fioravanti a Braccio. Cioè, ormai sono documenti totalmente inediti, che soltanto la pazienza e la fortuna di rintracciarli ormai è sicuro, ma anche con dei risvolti molto interessanti. Non dico altro perché no, anche perché così troviamo i soldi per pubblicarlo. Se volete leggerlo, pubblichiamo questo libro, che è un dottorato, tra l'altro, dalla Sapienza. Quindi vuol dire che Perugia attira l'interesse. Chiaro, qui si sente la mancanza di una facoltà di architettura. Cioè, no, non c'è dubbio, conosco il lavoro di... No, di una di docenti di storia dell'architettura. Vabbè, vabbè, io non entro in questi particolari. Ok, non c'è dubbio che... No, in alcune università hanno mantenuto le facoltà. No, io non dico niente perché vorrebbe dire che conosco 70 università in Perù, in Italia non le conosco, è abbastanza difficile conoscere la mia, quindi figuriamoci le altre. No, mi avete interrotto. Allora, quindi sicuramente è un lavoro che sta emergendo, ma anche possibilmente un nuovo modo di vedere le logge di braccio. E perciò si parlava anche con Paolo, te lo ricordi, di organizzare forse settembre-ottobre una tavola rotonda, insomma un incontro di lavoro su che metta a fuoco, faccia uno spunto sulla configurazione, se non lo sai te lo ricordo, perché siamo così. Se non lo sai te lo ricordo, non vale come Perché dopo è scontato che lo sa, ma se l'ho dimenticato, cioè di provare a mettere insieme, qua si lancia insomma, la possibilità di trovare una riflessione interdisciplinare sulla piazza 4 novembre. Cioè che mette insieme le logge, la cattedrale, l'edificio, il palazzo bruciato, insomma provare una giornata di studi sulla piazza 4 novembre dal punto di vista, te lo ricordi, dal punto di vista architettonico, politico, economico, cioè far questo spazio dove un po' tutti passiamo quasi tutti i giorni, lo serviamo. E incontrarci a settembre, ottobre, appunto ci candidiamo a essere i primi del nuovo ciclo di questo va bene, no, insomma in maniera interdisciplinare come poi le questioni emergono nell'analisi scientifico e razionale, quindi ben venga riprendere questo secolo magnifico che è il 400, che è un secolo di transizioni, di cambiamenti, di fusioni tra città che emergono, c'è Firenze, Perugia si trova tra Firenze e Roma, i due grandi poli del Rinascimento, della cultura, cioè un po' tirata di qua e un po' tirata di là, forse all'inizio del secolo guarda più a Firenze, da poi comincia a guardare più Roma e lì gli edifici ce lo fanno capire, la facciata della Sapienza è il palazzo della Cancelleria romana, cioè quelle finestre sono romane, fotocopie pura, non c'è niente di fiorentino, è tutto romano, perfino il colore del travertino credo che sia romano. Quindi viceversa forse San Bernardino o altri elementi riguardano altri mondi, quindi qui c'è uno spazio appunto che non si può coprire con un seminario, bensì forse come dicevi tu con una ricerca sistematica sostenuta, perché la documentazione c'è, le testimonianze ci sono, si tratta di provare a mettere insieme persone che lavorino e ragionino scientificamente sugli stessi argomenti. Credo che su questo noi non ci tiriamo indietro, l'università c'è,
La università ha una funzione sociale verso la comunità dove è radicata questa università e quindi contribuire, alla, come dicevo una settimana fa, a elevare il livello scientifico, culturale di questa città, e questa è una strada che secondo me va percorsa tutti insieme. Grazie Paolo. Sempre 4-0, eh? No, infatti chiudo perché pensavo prendesse pretesto Perugia 400, perché lui, siccome Spagna-Italia 4-0, mi ha fatto abbastanza nero due anni fa. Per tre giorni. Ho tenuto il telefono staccato. Volevo dire un'ultima cosa, salvo che Riccardo abbia da... No, io ho piacere, anzi, dopo di dirmi qualcosa su questa ricerca che stiamo facendo. Allora, io volevo dire una cosa anche, che forse sarebbe anche il caso, se noi vogliamo che, innanzitutto io non sono pronto per settembre-ottobre, proprio perché penso di essere una persona seria, se io che mi occupo di contemporaneo, adesso mi dedico, forse fra 3 o 4 anni posso partecipare alla tua tavola rotonda. Però al di là, coordino, va bene, faccio il bravo presentatore, però al di là di questo penso che sia importante lanciare un progetto 400, cioè per esempio, lo dico io che sono contemporaneista, che mi interessa l'architettura contemporanea, però se si vuole studiare quello bisogna avere le risorse. Allora per esempio, lancio una piccola idea, ci vorrebbe che coloro, dalla fondazione a quant'altri, finanziano certe cose e diano un piccolo premio, un plus a chi presenta un progetto culturale, per esempio che riguarda il 400, in modo che le persone siano invitate e siano convogliate e ci si concentri senza disperderci in tanti rivoli, in mille cose. A un certo punto si decide, la città fa un investimento da vari punti di vista e stabilisce che quello lì ci può essere molto, può essere interessante, ne può venire un ritorno di marketing, insomma, perché abbiamo detto che trovare che quella porta l'ha fatta come concept vero Leon Battista Alberti, c'è anche un valore economico, turistico e quant'altro che è culturale, forse bisognerebbe fare una cosa di questo tipo. Però io non sono sponsor, quindi non lo posso fare. Neanche io. Allora, signori, grazie della vostra presenza e buona serata. No, non è che ho la mania di parlare, ma volevo dire che la settimana prossima renderemo noti i nomi o il nome del studente o studenti o studentesse vincitori del concorso che ha riguardato gli studenti dell'Accademia per l'individuazione, per il disegno del palio di quest'anno, perché anche in questo abbiamo ritenuto giusto coinvolgere i giovani, la loro creatività e la loro interpretazione di questo progetto. E noi che li abbiamo già letti tutti i progetti, i concept, dobbiamo dire con grande soddisfazione che tutti hanno compreso i valori che sono dietro il progetto. Grazie, la settimana prossima li renderemo noti. Grazie.